Ciao a tutti i caciotti, in questa puntata andiamo a creare un oggetto molto molto carino. Non vi dirò ancora che cos'è, perché per poterlo craftare ci sarà prima un oggetto che possiamo trovare di notte. Questo oggetto è la Ender Pearl, e per trovare la Ender Pearl non sarà affatto facile. Prima cosa dobbiamo metterci normal, direi, come minimo, e dobbiamo aspettare anche la notte. Per facilitarci il progresso, cioè il progresso, la faccenda, insomma, per facilitarci in generale, lol, useremo la Philosopher's Stone. Combinandola con della glowstone, ora non, forse devo farla così. Ctrl, no, Alt, Tab. Ok, non so come si fa, ma si può cambiare tipo il tipo di mob che abbiamo davanti. Lo proveremo dopo, l'ho visto sul video di Direwolf, non so se funziona con me perché io sono sfigato su questo tipo di cose, ma voglio insegnarvelo anche a voi, vedo se ci riesco, perché sarebbe una buona cosa riuscirci. Intanto mettiamo a cuocere questi mentre aspettiamo notte. Mentre aspettiamo la notte, volevo dire che qui andrò in caverna, non so se lo farò durante una registrazione, probabilmente sì, perché sarebbe interessante, visto che vi manca la parte in cui scavo, anche se non ne capisco il perché, ma sono dettagli. Andiamo a trovare dei cristal, perché i cristal sono essenziali per andare avanti con la Towncraft. E un'altra cosa, non so che ne pensate voi, ma il legno bianco con il marble brick sopra e il basalt brick sotto è stupendo. Lo cambierò, cioè sicuro 98% metterò tutto legno bianco. Ok, sembra che sta venendo notte. Prima di procedere, trasformiamo tutta la nostra nicolite in glowstone. Perché? Oh my god. Vabbè. 59. Quanto va una nicolite? Tanto, cacchio. Questa la riprendiamo nicolite. Due nicolite, due nicolite. Direi di farci anche una spada migliore, ma è solo una cosa. Si può fare di bronzo, sarebbe molto figo per essere di bronzo. Ok, non si può fare di bronzo. Silver. Voglio una bella spada di silver, non si può. Queste sono le ceste, ma ci arriveremo più avanti. Bene, allora direi che ce la facciamo semplicemente di ferro. No, d'oro no, diamante nemmeno. Beh, diamante. Sì, direi di farci di diamante perché se abbiamo degli Enderman davanti non vorrei mai morire. Direi di farci anche un po' di torce, dire il vero. 6. Allora, facciamoci. Un po' di stecchetti. Facciamoci la spadonzola di diamantonzolo. E delle bellissime torce. Lega boss! Basta. Ok, mob. Voglio mob. Mob, ecco, dice un ragno. No, no, eccolo allora, vediamo se funziona. No, come si fa? No, 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 muori, 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 muori. Ok. Shift V per togliere la carica. C magari devo fare, no. G. Oh, inaline, inapane, cubi, inaline, inapane, cubi, inaline. Ok, basta. Mettiamo cubo. Come faceva Direwolf? Mother of God. Io non voglio andare a cercare veramente. Oh my god. Creeper, è da tanto che non ti vedo, ma non mi sei mancato. Oh, Mother of God! Oh yes, that's how we do it. Ah, little bitch. What the fuck? Ah, io salto più di te. Muori. Oh, like a boss, like a boss, like a boss. F, T, R. Eccolo, eccolo, eccolo. No, 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 no. Ok, ma muori. Ecco la R che fa qualcosa. Non ho ben capito cosa fa, ma fa qualcosa con la R. R. No, sbagliato item. Uno slime? Seriamente? No.
No, 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 non mi avvelenare. Puttana. La maestra. Movies Crystal. Quando proprio parliamo di Crystal, ma io sono quasi avvelenato. Cosa voglio fare? Ma sì, vieni qui, bel bambino. Ho una spada di diamante, non ho paura di usarla. Vieni qui. Oh, Mother of God. No, no, no. Feeling like a boss. Vieni qui. No, non ti allontanare. Cattiva. Eccolo qui. No, 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 no. No. Dammela. Sì. Torna in casa. Torna in casa. Torna nella malatissima casa. Non voglio morire. 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 Oh, non sono morto. Boom, creeper. Ok, facciamolo imparare. Enderpearl, quanto è? Mille una miseria. Che cos'è però, eh? Perché cos'è? Vai come metter? Mannaggia. Oh, common forbidden artifact. Abbiamo spiegato un casino di glowstone, ma dettagli, dettagli. Bene, ora ci serviranno. Prendiamo dell'iron, 5 pezzi. Mi serviranno 2 pezzi di ossidiana. Ora saprete il perché, tra pochissimo. Tra pochissimo. Allora, stanno morendo, stanno morendo. E io godo come un porco. E io godo come un porco. Basta. Mi servo? Mi servono. Mi serve. Direi di prendere questo e trasformare un po' di ossidiana. Ossidiana, perché me la trovi l'ossidiana, vero? Dimmi che ce l'hai l'ossidiana. Ti picchio se non è l'ossidiana. Lo sai che me l'hai imparata l'ossidiana, vero? Ossidiana. Perché lo metto qua? Ossidiana, ossidiana. Porcaccia la miseriaccia cagna. Ossidiana. Qualcosa che gira attorno all'80, no, questo è attorno al 1000, che cacchio vuoi che faccia? 80. Non gira intorno all'80, questo. Non gliel'ho fatto imparare, questo è full. Questo. Gliel'ho fatto imparare? No. Questo. Non hai imparato. Mi stai scherzando, vero? Che stai scherzando? Non hai imparato lo stidiano. Ma che mondo viviamo? No, però voglio prendermelo e trasformarlo. In Enderpearl, che sono fighe, e la mettiamo nelle cose preziose, quindi qui. Allora, qui dentro ci mettiamo questo, questo, mettiamo qui questo, bene, molto bene. Prendiamo giusto 2 pezzi di redstone, prendiamo il nostro bellissimo secchio. Dov'è il secchio? Il secchio, perché non recupero vita? Anche se in realtà me ne basta solo uno, ma dettagli. Molto divertente stare qui a scavare l'ossidiana. Ma che bello è! Ma che bello è! Scavare l'ossidiana. Lega boss, lega boss, lega boss. Lega boss, lega boss. Dimmi che non l'hai imparata, ti picchio. Non l'avevo imparata. Ora quello che farò è posare questo secchio che non mi serve, posare questa cosa che non mi serve, prendere uno di questi e trasformarlo in ossidiana perché potrebbe ritornarmi utile in futuro. Voglio vedere se io ci metto questo, me lo trovo, eccolo qui, allora prendiamo tutta l'ossidiana possibile. Ok, quindi andiamo subito a craftare con la Philosopher's Stone che fa più figo. Allora, se non sbaglio è così, così, così. E così, no, al contrario. Eccolo qui, abbiamo la nostra portal gun. Portal gun, portal gun. Oh, portal gun. Like a boss. Do you ever tried portal gun? I have done, I have. No, non volevo farlo. Magari non è proprio l'ideale. Perché è giallo? Non lo voglio giallo, voglio rosso. Bene, il prossimo obiettivo sarà farlo rosso.
No, 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 perché ho usato robe che non dovevano andare qui? Ok, allora, calma, stiamo calmi. Ho dei fiori gialli, non ho dei fiori gialli. Non ho dei fiori gialli, come faccio a vivere? Oh, cacchio, no, 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 ma cosa pensi che io non sia così? Sì, un creeper che è più divertente. No, non scoppiare vicino. No! Oh yes, mother of god, why am I so fucking good at this? Ah, però spreca un casino di carbone, ma dettagli. No, seriamente, un fiore giallo, mi tocca andare fino all'infondo. Oh, ciao bambino. No, 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 vieni qui. Oh, mother of god, scappa! Oh, mother of god. Are you crazy or what? Mi segue? No, 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 no! Siamo pazzi! Facciamo così. Allora, per chi non avesse capito, col tasto destro metti un portale, col tasto sinistro ne metti un altro e si collega. Questo lo mettiamo qui così mi vedi là dentro. Oh, che figo. Oh, sì, sono molto figo. Non so perché dà questo problema. Probabilmente è Optifine, però mi vedi là dentro. Vedi che ora faccio shift, shift, shift. Se faccio così mi teletrasporto. Premendo R annulli. Un'altra bella funzione è che premendo G possiamo muovere i cubi. Ed è una cosa molto figa. No, ecco lì. Bene, quindi ricapitolando. No, no, no. Ok, torno dentro, ho capito. Torno dentro, ho detto. Dov'è? Dov'è? No. Io giro. Non mi vedi? Non mi vedi? Ah, no. R. Perfetto. Perfetto. Direi di fare una cosa di questo genere. Premiamo control. Teletrasportiamoci tipo lì. No, perché sono stupido, ho premuto R. Teletrasportiamoci lontano tipo lì. Ah, ti ho fregato, campanello. Ti ho fregato. Aspetta, facciamo una piccola cosa di questo genere. Dov'è casa mia? Facciamo R. Facciamo. No, 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 ma sei scema! Corri! Corri, campanello! Tanto non mi prendi, tanto non mi prendi. Tutto questo per cambiare il colore al mio maledettissimo coso, non ci posso credere. Perché sì, si può cambiare colore. E questo è carbone, ma non mi interessa. Questo è coppa invece, mi interessa. Sì, lo so, però sono basso di materiali, quindi mi servono queste cose. Poi dai, sono un po' di copper. Però inizia a laggare. Quando tieni il portale aperto lagga, quindi preparatevi al lag più totale. Il lag più totale. No, seriamente, nemmeno un fiorellino. Eccoli i fiori gialli. Fiori gialli, fiori gialli, fiori gialli for the win. Fiori gialli, fiori gialli, fiori gialli for the win. Prendiamo giusto un paio. Tanto abbiamo Transmutation Tablet. Bene, abbiamo, facciamo così. Molto bene, allora, li facciamo imparare per prima cosa. Bene, ora li trasformiamo tutti. Allora, prima cosa ci facciamo il nostro nuovissimo porta il gan giallo e da giallo, da giallo, ho detto da giallo, lo facciamo rosso, magari ce ne vogliono due, che ne sai. Ok, forse non è proprio così, ma sono dettagli. Facciamo U per vedere cosa si può fare. Niente, ma io mi ricordo. Allora, premiamo O, ci chiamo portal gan. Io voglio questo qua è rosso. Portal gan più dandelion yellion. Come che si fa Dandelion Yellow? No, no, R. Flower? È questo.
Aspetta, forse se faccio così. Eccolo lì. Oh, non dimmi che si è aggiustato. Ah no, vedi, è sempre buggato qui. Però comunque è un oggettino molto interessante. Soprattutto perché possiamo fare una cosa del genere, per viaggiare, tipo. Oh, figata. Ah, voi riuscite a farlo? Voi riuscite a farlo? Non riuscite a farlo? Non riuscite a farlo? Ora scommetto che migliaia di persone faranno... No! Faranno video di risposta. No, no, ma che sei pazzo? Troppo comoda questa cosa. Troppo comoda, troppo comoda, troppo comoda, troppo comoda, troppo comoda. Bene. Ora metto a macerare questi 5 corpi che ho trovato, non si sa dove, anzi sì, l'ho preso lì dove c'è, cioè, dove non batte il sole, però dettagli quello. Vedete quanto va veloce? Sì, mi piace quando vai così, mi piace quando vai così veloce. Oh my god, yes. Dunque. Questo lo usiamo qui nelle schifezze mondane, insieme alle altre schifezze mondane, la terra però non va nelle schifezze mondane, va nelle schifezze super mondane. Ok, ripuliamo anche il nostro inventario. La spada mi sa che non mi serve, giusto? Questa magari anche sì. Non dimmi l'aspirapolvere, no. No, no. Via aspirapolvere. Aspirapolvere. Ora, tanto per divertimento voglio cuocerli invece di trasmutarli. Vedi quanto va veloce, è molto più figo, dai. Cioè, che sta scherzando? No, malissimo. Però vedete che non lo supporta benissimo 5 overclocker. No, già finito. No, pure il trattore ora. Ma che è una cospirazione! E che caspio! Ok, non mi vogliono far fare il video oggi. Perfetto, perfetto. Vediamo quanto sto. Benissimo, siamo a 18 minuti e probabilmente questo sarà il secondo video di oggi. Spero, altrimenti faccio una figura di merda. Ma dettagli, dettagli. Buttiamoci un po' di cobblestone qui. Che sembra buono per incrementare. Proviamo. Ah no, 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 voglio fare un'altra cosa prima di staccare qui l'episodio. Voglio crearmi un block breaker. Voi sapete che io sono addicted, si dice, sono drogato dal block breaker. Un pistone, ok, molto molto facile dire il velo, ok, il velo, non il vero, il velo, mi raccomando. Sono quattro di questi, quattro di questi. Un pezzo di... L'aspirapolvere, l'aspirapolvere! Dettagli, dettagli. Prendiamo anche altri tre pezzi di questi. Oh my god, no. Oh my god. Allora, facciamoci prima questo. Facciamoci questo. Che deve essere intatto. Quindi se non avete uno intatto, riparatelo con il metodo lì delle Convalescence Dust. Ah, me ne servono solo tre. Ok, al contrario, come al solito. Non è così. Ah, è vero, sono scemo. Al contrario, così. Magari anche così. Mother of God. Cos'altro mi serviva? Cobblestone e redstone. Una redstone e cobblestone. Tanto la cobblestone avrò migliaia. Beh, non a migliaia, ma a milioni. Lol, epic. Ok. Uno, due, Mother of God. Abbiamo il nostro block breaker che ora andiamo a piazzare. E che piazzeremo. Non so se voglio piazzarlo qui o sotto. Perché sotto no, ne vedrò più in difficoltà. Ok, molto bene. Ora, un'altra cosa che voglio creare è un oggetto della Red Power, e invece fai tutto quel casino con i repeater della scorsa stagione, useremo appunto il timer. Il timer che sarà un po' triccoso da fare. Oh mother of God. Bene. Intanto mettiamoci a cuocere. Oh no, 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 no. Che sei, scemo? Ma porco demonio cane, no, seriamente, dove sei? Dove sei? Oh mother of God, yes. Earth and Crystal, ma mi stai prendendo per il sedere? No, seriamente, tutto sto casino per un Earthen Crystal. Molto bene, ora possiamo andare a fare dell'altro
me ne basta solo uno dell'altro. Bene, io stavo facendo. Che stavo facendo? Mother of God. Sì, il timer, bisogna ricordarsi il timer. Se mettiamo il nostro Earthen Crystal qui e questo qui. Ecco qui, abbiamo 4 Enchanted Wood. Molto bene, questi li terremo qui da qualche parte. Quindi ora andiamo a prendere del legno, faremo una piccola cesta. Anzi, potremmo anche usare del copper. Però prima devo farmi il timer. Devo farmi il timer. Ok, allora ragazzi, cosa faremo? Ora sembrerà pazza la cosa che sto per fare, ma io la faccio lo stesso, non mi importa dei giudizi, e mi faccio una promemoria, perché sennò che siamo pazzi. Allora, mettiamo qui. Allora, timer. E l'altra cosa che devo fare, una iron chest. Perfetto. E ogni volta lo tolgo lo rimetterò. Sì, sono scemo. Ok, iron chest. Iron chest, dov'è? Eccolo qui. Allora, è una chest con 8 refined iron, quindi ci servono 8 pezzi di iron che andiamo a cuocere subitissimo, più una stupidissima chest di legno, perché le ceste si fanno di legno se non lo sapevate. Ok, quindi abbiamo la nostra cesta, andiamo a prendere il nostro 8 refined iron che hanno già finito, grandissimi, grandissimi rabattizzismi. Ok, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. L'iron chest è una chest che è molto più povera di una cesta normale. L'avevate capito? L'avevate capito, vero? Ditelo che sono un genio. Ok, vedete che sono tipo una double chest. E si possono upgradare a quelli di diamante e altro, ma io non lo upgraderò subito. Bene, qui dentro ci mettiamo questo. Molto figo fare una cesta di iron solo per quella, ma dettagli. Ora, timer. Per fare un timer dobbiamo cuocere i wafer. I wafer non sono quelli là che mangiate. Ah, sporcaccini, sporcaccini. Bisogna prendere della stone, della smooth stone. Quindi prendiamo 34 dovrebbero bastare a dire il vero. Trasformiamolo in stone quella più figa. Ho detto quella più figa, non quella più stupida. Eccola qui, stone. E cuocendo appunto due volte la stone, otteniamo ciò che è chiamato stone wafer. Ne otteniamo due, quindi penso che la metà di questi possa bastare. Questa somma la teniamo qui per sicurezza. Giusto perché mi sa che me ne servirà altra. Bene, iniziamo a vedere cosa ci servirà. Allora, ci serviranno 3 di stone wire, che sembrano molto semplici. Allora, 3 stone wire. Ora però io ho il sospetto che per fare questi mi serviranno degli stone wire. No, no, ok, mi servirà un po' di redstone, del vero. Prendiamo giusto così. Allora, ce ne facciamo 3 di quelli lì, così. 1, 2, Mother of God. Ok, 2 di questi così. Poi mettiamo così. 3, perfetto. Poi quindi sono 1 2 1 2 3, 1 cathode, uno stone waffle più una torcia, un waffle più una torcia. 2 stone waffle normale, un pointer. Mi serve un'altra torcia. Mother of God, un'altra torcia. Nessuno mi aveva mai chiesto una torcia prima d'ora. Porcelloni che non siete altro. Maiali. Lo dico alla mamma, eh. Vabbè, tanto vale farla già da qui. Allora, come sospettavo, ci serviva uno di questi. Quindi facciamo così e così. Perfetto. Ora riprendiamo tutto. Ora mettiamo questo qui. Questo qui, questi così, ne servono due normali così, questo così, eccolo qui il timer, perfetto. Non ho un'ascia, bene. Ora cambiamo questa e la rimettiamo vuota. To do list, la chiamiamo to do list, che vuol dire lista di cose da fare. Bene, usiamo tutto ciò che non ci serve più.
E penso di poter utilizzare questa cesta per i red power. No, intanto non mi serve, genio. Ok, quindi penso che invece di un iron chest potrei usare una silver chest. La silver chest è una iron chest coperta di silver. Credo che possa essere molto più figa di una. Dato che posso permetterla, sono 8 silver. Poi 8 iron. Allora, 8 iron che bisogna cuocere però, quindi è un po' tarocca come cosa. Prendiamo 8 pezzi di legno, or dunque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Facciamolo così. Prendiamo questi 8 cosi e facciamo tutto qua dentro che fa molto più figo. Refined iron, iron chest, silver chest, vediamo quanto è spaziosa. Ok, sono tipo 2,5, anche qualcosa di più. Perfetto, andiamo a mettere lì insieme al nostro timer, ma mangiamo anche qualcosa. Allora, mettiamo qui la cesta e qui il timer. Aia, 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 ci servirà. Intanto lo mettiamo 500. Ecco, magari un secondo forse è meglio. E prendiamo, dobbiamo costruirci un cacciavite. Per fare un cacciavite ci servono degli stecchetti che ho e un iron. Non so se deve essere refined ed ora mi sfugge, ma penso anche di no. E infatti, ecco uno screwdriver che sarebbe un cacciavite. E con questo possiamo agire su tutti. No, era proprio così. No, non era così. Ok, forse bisogna scavare un po' così e metterglielo così. Ah, o forse così. E questa bisogna spaccargliela e mettergliela qui, qui mettergli della terra. Qui non sembra andare il coso. Perché non sembra andare? Bambino. Non nella lava, ma sei pazzo. Dunque mettiamogliela qui. Vediamo se così è contento. Ah, questi mod non sono mai contente. Capricciose, capricciose, capricciose. Eccolo qui. Ora mettiamola un secondo. 2 secondi. Un e mezzo, diciamo. Ok, non compare nemmeno. Che figata, non compare nemmeno. Allora mettiamo 550. Mettiamo 700, dai. Così almeno compare. Per l'effetto fico. Qua è notte, però io voglio prima prendere queste. C'è la mezzaluna. Quindi ora mi trasformo in un lupo mannaro. No, ok, basta. Bene. Qui noi abbiamo tante fonti di energia. Questa abbiamo detto che va nella red power. Poi usiamo tutto ciò che non serve. Tipo questo, questo. Questo va qui. Questo non va qui, questo non va qui. Perfetto. Or dunque, bruciamo queste cose. E prendiamo dell'iron e del copper. E vedete che la mia è una lingua molto parlata. Molto bene, quindi giocheremo un po' con questo. Che se lagga un botto, ma sono dettagli. Possiamo fare una cosa di questo genere, un attimo, voglio giocarci un po'. Prendiamo della smoothstone che fa più figa. Andiamo sul tetto, beh, prima dormiamo anche direi, eh. Giusto, giusto, sai com'è?
Everything she does is beautiful. Uno così. No! Vabbè, abbiamo il nostro G-block. Ok. Allora, mettiamo qui quello così. Qui quello così. Wow! Wow! Oh, Mother of God! Oh, sì, Lega Boss! Sì, Lega Boss! Sì, Lega Boss! Ok, basta. Mother of God! Eccolo qui. R. Questi li spostiamo. Dove li sposteremo mai? Li sposteremo. Ma dove li sposteremo mai? Li sposteremo un po' di castello, mi sa. No, anzi, non li mineremo. Però prima voglio fare una piccola torre che fa molto figo. Bene, un Trissol 6. Abbiamo già 64. Bene, sta facendo il suo lavoro. Bene, quindi per questo episodio è tutto. Ciao a tutti. L'ho detto giusto per la prima volta.